i dirigenti del circolo lucano che hanno deciso tra pochi giorni di regalarmi questa pergamena ricordo e io sono veramente onorato. Mi tornano in mente anni lontani, quando venni per la prima volta in questa sala con Ada Murolo, che penso ricordiate. Insieme facemmo un giro di conferenze parlando sempre di Napoli e dei napoletani che si sono coperti di gloria. Difatti stasera parleremo di uno di questi napoletani illustri. Personalmente devo dire che con Francesco Gaeta io ho avuto tre incontri. Sembra strano perché lui è morto nel 27, io non ero nemmeno nato. Eppure è così. Sapevo dagli studi liceali di questo poeta, che poi era morto suicida, ancora molto giovane, ma non sapevo altre cose. Fu il mio insegnante, il professore Labegna, che mi presentò ad Alda Croce, la figlia di Don Benedetto, come noi chiamavamo in quel tempo, e stava portando avanti un discorso su Gaeta. Fui un poco il ragazzino che appunto si impegnava ad andare e venire dalla Biblioteca Nazionale, dal parlare con varie persone, da scrivere e prendere appunti. Fu un bel lavoro del quale ancora oggi mi sento onorato. Poi passò del tempo, passarono degli anni e mi incontrai ancora con Francesco Gaeta. Fu quando fui chiamato dalla Commissione Toponomastica di Napoli, della quale faccio parte ancora oggi, e mi onoro di essere collega, nonché amico del professore Episcopo, componente di quella commissione. Ricordo che ero molto amico in quel tempo di Max Sovairo e di Arturo Fratta, due giornalisti che hanno onorato il giornalismo napoletano. Eravamo molto amici e decidemmo appunto di proporre per una strada a Francesco Gaeta, cosa che avvenne, e per chi non lo sapesse, Francesco Gaeta c'ha una strada dalle parti di Piazza Carlo III, uno di quelle stradine si chiama appunto Francesco Gaeta. Passata questa cosa, mi sono incontrato con Bruno Aimone, il quale mi presentò la nipote di Gaeta. Allora ecco il terzo incontro. Il terzo incontro io pensai, dico, ma a questo punto bisogna ricordare questo grande poeta, che peraltro dobbiamo dire è l'unico napoletano che ha scritto la poesia italiana, perlomeno dalla fine Ottocento, ovviamente, ed è inserito tra i crepuscolari, quindi. Oh, però non ne parla nessuno. Ah, da poco si è cominciato infatti a sentire, e io ebbi modo di partecipare, vero, quando tu mi invitasti alla conferenza da guida, dove il professore Carlo De Lieto presentava un suo volume su Francesco Gaeta. E io ringrazio anche il professor De Lieto perché è stata una bella in qui in sala. E logicamente c'è stato tutto un movimento di ricerca importantissima, la signorina Savarese, che ci ha dato tutte le notizie necessarie e poi diverse foto, lettere, scritti da Pirandello, è vero, ad Annunzio, a Luigi Russo, insomma a tanti critici, giornalisti e poeti di grossa portata. Francesco Gaeta nasce a Napoli nel 1879. Quindi la sua giovinezza viene trascorsa insieme a tanti altri nomi importanti di quel periodo. Si trova proprio in un bel periodo, che
che ancora oggi vengono ricordati come tempo bella e navota, canzone che fu scritta proprio per ricordare la Belle Époque. Quindi fine 800, primi 900, Belle Époque, nel teatro, nella canzone, nella poesia. Ecco che incontriamo Salvatore Di Giacomo, Ferdinando Russo, Vincenzo Russo, Roberto Bracco, Ernesto Murolo e tanti tanti altri, tra poeti, scrittori, musicisti, una bellissima Napoli ricca di gran caffè,